Ok, allora benvenuti tutti. Il 23 gennaio facciamo il secondo incontro. Vi ricordo che stiamo tutti in Zoom, quindi scopo di questo secondo incontro è di fare un piccolo riepilogo di alcuni concetti chiave, proprio tecnici, per poter fare anche un minimo di scripting in Godot. Dunque vediamo la settimana scorsa abbiamo visto più o meno come muovere uno sprite. Quest'oggi, con l'aiuto anche di Emanuele, che verrà dopo, lo vedremo un po' meglio. Però nel frattempo vi invito tutti, se già non l'avete fatto, soprattutto quelli che capiscono l'inglese, ma in realtà anche gli altri, e di andare sullo streaming qua, cioè su Classroom, e di scaricarsi il libro su Godot in inglese che è qui presente. Questo libro è un libro abbastanza recente e contiene un sacco di informazioni. Informazioni che tra l'altro, anche se lo dico con Godot 3.0, visto che qualcosa è ancora vecchietta, ma le cose principali ci sono. Ora io, no, ma tanto per quello che interessa a noi, voi non dovete leggervelo tutto, 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 no? Interessa soltanto, diciamo, vedervelo brevemente per avere alcuni concetti. Ma io vi illustro un po' quello che secondo me è interessante di questo libro. Intanto lo vediamo così lo vediamo qui in Adobe, insomma lo vediamo un pochino più in grosso. E in particolare andiamo adesso nella pagina, non so che pagina è, ma comunque un po' avanti, questa pagina in cui parliamo di vettori e sistemi di coordinate 2D. Ecco, volevo farvelo perché volevo che fosse... sì, però non è tanto leggere tutto, ma è capire alcuni concetti base che pagina 62, vi dico. Allora, vettori e coordinate, sistemi di coordinate 2D e in particolare questa figura. Ora, faccio una domanda a voi. Cosa vi dice questa figura? Mi scrivete in chat qua su Zoom perché non riesco a vedere di là. Quindi, il senso di questa immagine è chiaro? Ecco, però non vi sembra che ci sia una cosa strana, soprattutto per chi di voi è abituato alla matematica o alla geometria in questo schema? Ecco, la Y è a testa in sotto. Non tutte e due, solo la Y. E questo è fondamentale perché nei videogame le coordinate partono dallo schermo. Lo schermo è videogame 2D, ovviamente. Quindi lo schermo parte in alto a sinistra e questa coordinata è 0, 0. E quindi crescendo la Y si va in basso. E la Y, il numero rappresentato da questi numeri, sono i pixel. Quindi se voi avete un video che è 1920 pixel per 1080, allora quel numero lì indica esattamente quale pixel, il pixel del vostro schermo. Quindi dite, voi sapete quanti pixel ha il vostro schermo? Più o meno. No? Beh, la risoluzione dello schermo si può vedere anche da... vediamo un po' se riusciamo a vederlo da Windows. Praticamente se fate tasto destro e fate... non so se personalizza. No, non è personalizza, mi confondo sempre. So, impostazione schermo. E vedete che c'è risoluzione. Quindi provate a farlo voi. Quindi andate da impostazioni qui. E vedete la risoluzione che io ho 1920 per 1080. Questo cosa vuol dire? Che voi avete 1900x, che sono i pixel, e 1080 nell'altra direzione. Io volendo potrei mettere una risoluzione più alta. I giochi
Se i giochi girassero su un Android, su un cellulare, sarebbero un po' di meno, perché sui cellulari spesso c'è una risoluzione un pochino più bassa. Comunque la 1920x1080 è una delle risoluzioni più... però ad esempio Laura Tardito, che ha un Mac. Ecco, sul Mac, il Mac, cos'è, un MacBook Pro che c'hai? Ecco, però il MacBook Pro 2880x1800, ad esempio, io non riuscirei a leggerlo. Ed arriva anche il GB Prof che ce l'ha 5120x2880. Non sta scherzando, vero? Comunque, non è tanto il concetto di averlo di più o di meno, insomma, i pixel, ma è capire il perché stiamo parlando di queste dimensioni. Quindi vi è tutto chiaro cosa vuol dire quando io qui do le coordinate? Ecco, vi chiedo a tutti di dirmi, secondo voi, in uno schermo che è 1920x1080, qual è la coordinata del punto centrale? Un piccolo esercizio. Provate a pensarci. Nessuno risponde? Mi sentite, vero? Ecco, Lu. Quindi 1920 diviso 2. Ok, quindi prendete... No, non è y diviso 2, il primo numero rappresenta sempre la x. Infatti, se notate, 1920 è più lunga di 1080. Quindi la risposta giusta è, senza neanche starle contate, praticamente, 1920, come dice qualcuno, 1920 diviso 2, la x. Quindi x vale 1920 diviso 2. E y vale 1080 diviso 2. Okay. Poi, in realtà, anche se non riuscite a fare i conti a mente, perché siete tutti vecchietti, no? Basta che facciate calc, e le ho fatte, chiedete a lui, quindi 1920 diviso 2. E sono 960, 1 e 540. Come dice la cosa. Allora, se io vi chiedo di fare invece, giusto per esercitarci ancora un attimino, le quattro coordinate che definiscono un, facciamo un rettangolo, partendo dal centro, sono quattro punti. Ogni punto c'è una coordinata di questo tipo, quindi se il primo punto è 960,540, se voi voleste fare un quadrato, no? Quindi andare a destra, il punto più a destra, quindi se questo fosse, diciamo, questo qui, il punto in mezzo, che è 960,540, se volessimo fare un punto qua che sia 10 pixel, ma no, facciamo 100 pixel, 100 pixel serve una roba tipo questa, no? Se volessimo fare questo punto qua, che coordinate avrebbe? Sapendo che il primo punto. Sì, sarebbe 100 in più, però sono due coordinate. Quindi dovete mettere sia la x che la y. Quindi la x sarebbe 1060 e la y rimane 540. Se noi volessimo avere il punto questo qui in basso, sempre che sia 100 a destra e 100 in basso, mi dite che coordinate ha? No, questo è solo un esercizio mentale, giusto perché 1060,640, perfetto. Ok, quindi se volessimo invece farlo in alto a sinistra, eccetera, verrebbe semplicemente 0, 0, 0, questo qui sarebbe 100, 0, questo qui 100, 100, e questo qui sarebbe 0, 100. Ok. No, lo faccio solo perché vi venga poi istantaneo, perché se non vi viene immediato capire dove è un punto, diventa poi difficile fare tutto. Adesso saltiamo poi i vettori fatti così, ma
Quando no, numeri negativi non ne abbiamo. Al limite abbiamo delle velocità negative, ma adesso vedremo poi in altro modo. Comunque, il vettore, allora, mentre quella è la posizione che abbiamo visto, il vettore è semplicemente un'entità che è costituita da due numeri. E questi due numeri sono niente negativo. Dunque, i due numeri che date a un vettore, quindi quando voi scrivete nel vostro codice una cosa tipo vector 2, scrivete vector 2 e mettete ad esempio 960, 540. Questo qui rappresenterà esattamente una coordinata, no? Che è una posizione. In realtà, noi useremo anche a un certo punto delle coordinate che rappresentano più che non delle posizioni, delle velocità. Ad esempio, a un certo punto noi prenderemo un vector 2 con dei numeri negativi. Quindi, no, sempre la x e poi la y si mettono. Se noi abbiamo a un certo punto scrivessimo var velocità uguale vector 2 di 100, 0, scusate, l'ho messo con la parentesi sbagliata. Comunque, se io scrivo una velocità che incrementa la x a 100, vuol dire che cosa farebbe questo rispetto a un punto? Lo sposterebbe in che direzione? In alto, in basso? Ecco, esatto. Quindi, se voi avete una velocità fatta così, sposta il punto verso destra. Invece, se noi avessimo, e qui veniamo ai numeri negativi, quindi meno 100 e 0, questa velocità dove sposterebbe il mio sprite? Sinistra, perfetto, perché diminuisce la x e quindi vede la freccia della x in questa direzione, quindi mettere il meno andiamo verso sinistra. E poi infine, adesso cercherò di non prendere troppissimo tempo a Emanuele, anche se lui probabilmente spererebbe di farne poco, però era solo per darvi una visualizzazione. Se voi avete una velocità che suonasse meno 100, meno 100, in che direzione andrebbe se questa fosse una variazione di posizione? Ecco, in diagonale, ma quale diagonale? Esatto. Sì. Nord-est. Ok. Ok, questo qui adesso non è che volevo farvi una lezione di geometria esatta, ma era, come dicevo prima, per rendervi tutti partecipi di questa cosa qua. Ora, la seconda cosa che volevo spiegare più o meno era, vabbè, su Sprite Animation ve lo farò vedere magari un secondino. Avete visto i miei video? No, aspetta, il vector 2 è solo un artificio per dire che ci sono due numeri. Quindi dico vector 2 vuol dire, in matematica vector è semplicemente un insieme di numeri. Vector 2 vuol dire che specifichiamo due numeri. Quindi noi diciamo vector 2 è 4,5. Quando poi saremo in 3D, useremo dei vector. E poi che numero useremo dopo il vector? Vector 3. Perché? Perché abbiamo bisogno di mettere tre numeri, quindi 4, 5, 6. Quindi metteremo le tre coordinate del punto. Ok? Un po' come poi funzionerà in Blender. Invece, vedrete poi con Emanuele che vi spiegherà come fare le animazioni. Questo è interessante perché allo sprite si metterà un insieme di immagine, ma no, vector 4 non ci arriverà. Allora, vedete queste immagini qua carine, che sono dei, cosa sono questi? Delle volpine forse o qualcosa del genere. Ecco, queste volpine o quello che sarà, sono delle immagini molto simili, ma leggermente diverse l'une rispetto all'altra. Quando uno sprite assume in successione, quindi con una frequenza tipo 5 fps, vedete qui c'è una speed fps, no? Quindi fps vuol dire frame per secondo, vuol dire che ogni secondo lui cambia 5 di queste immagini.
Allora, cambiando rapidamente questa immagine, a voi vi sembrerà che lo sprite si muova. E questo è una... esattamente come le GIF animate. E ogni sprite animato potrà avere diverse di queste animazioni. Ad esempio, questo idle vuol dire... Esatto. Quindi, quando avete gli sprite animati, potete specificare qual è lo stato dello sprite. Quindi, se lo stat sta fermo, idle, oppure heart, che vuol dire che si fa male, e quindi ci sarà l'animazione di lui che salta, magari, eccetera. E poi ci sarà run, lo spriteino che corre. Una delle cose interessanti che vedrete è che si può avere lo sprite che corre verso destra, ma l'animazione può essere anche fatta invertita, in modo tale che l'animazione che corre verso destra può funzionare specchiata, in modo tale da correre a sinistra. Ma questo lo vedrà poi dopo. Lo vedrete velocemente, perché comunque non abbiamo troppo tempo. Ora, l'altro concetto chiave che volevo confermarvi è la collision shape. Ora, vi crea confusione collision shape come termine? L'abbiamo intravisto la settimana scorsa? No. C'è qualcuno che ha problemi a capire cos'è una collision shape? No, vedo che siete tutti. Allora, la cosa notevole è che quando viene fatto uno sprite, di solito si pensa che la sua collisione sia tutto il suo contorno, come in questo caso, mentre invece in realtà molto spesso le collision shape vengono fatte seguendo proprio tutto il bordo, no? C'è proprio la cosa. Quindi la collision shape più semplice di uno sprite è il quadrato rettangolo, ma in alcuni casi si può fare una collision shape molto più dettagliata che segue. E quindi questa volpina, se toccherà degli oggetti, li toccherà solo quando arriverà sufficientemente vicino da toccarli proprio con la sua forma, e non semplicemente quando arriva tutto il quadratone. Questo è un concetto molto, molto, diciamo, che si usa. Ecco, poi abbiamo lo script in the player. Allora, una volta che si crea lo scripting, quello che si fa sostanzialmente è di fare questi... Innanzitutto si usa una funzione che qui in questo manuale chiama la process, no? Però noi invece useremo un'altra funzione che si chiama process physics process, ma che è molto simile. Qui ci sono anche alcuni script, sì. Comunque, cosa dice questo? Che il giocatore, per muoversi, ha bisogno di verificare qual è il tasto premuto sulla tastiera, poi deve muoversi con una certa velocità lungo la direzione indicata e poi eventualmente fare l'animazione corretta. Quindi, se la tastiera dice di andare in su, quindi se noi diciamo allo sprite di andare in su, nell'ambito 2D il suo vuol dire volare, no? E quindi probabilmente l'animazione corrispondente sarà un salto o un volo. Se noi gli diciamo di andare con freccia destra, l'animazione che dovrà fare sarà quella di camminare o di correre verso destra, freccia sinistra sarà sinistra e così via. Quindi questo qui è poi più o meno quello che si fa. Vedete che si fa? Adesso qui ci saranno delle leggere differenze, ma il concetto è che si prende un vettore velocità, che è un vector 2 senza numerelli, che vuol dire che è un vettore nullo, cioè vector 2 senza niente, vuol dire che dentro questo vettore c'è 0, 0, ok? Quindi qui c'è scritto che quando si preme la freccia a sinistra, allora la velocità deve essere negativa, qui vedete che è un numero negativo, meno 1, perché si va di un pixel a sinistra. Perché solo un pixel? Perché è talmente veloce il gioco che quando voi premete il tastino, in realtà lui ne prende, se voi lo tenete premuto per mezzo secondo, ne può prendere una ventina, no? E quindi se qui gli aveste messo 100, lo sprite schizzerebbe in modo incredibile. Ecco perché di solito si mettono in questo caso dei valori abbastanza bassi.
E quindi se ha premuto il tasto sinistra si va a sinistra perché la X decrementa. Ricordate il giochino che ho fatto prima. Se si preme il tasto destra si incrementa la X. Se si preme il tasto up, la Y deve andare verso l'alto e abbiamo visto prima che alto per la Y vuol dire che diminuire, cioè mettere meno. Vi è tutto chiaro questa cosa qua, questo giro di più e meno sulla X e sulla Y? Ma vi era chiaro anche prima e vi ho annoiato di conseguenza? Oppure vi è stato utile fare un giro? Gli if sono un po' come si ragiona. 4 if. Allora, gli if sono abbastanza. Sono un po' come uno ragiona, nel senso che quando voi fate un programma è una ricetta di cucina, no? E le ricette di cucina dicono fai questo, fai quello, fai quell'altro. Però a volte le ricette di cucina sono un po' più sofisticate, nel senso dice se hai del latte, usalo, no? Oppure se hai messo troppo burro, allora aumenta, insomma. Cioè, lo dici sempre in termini di se, allora, no? Allora, nella sintassi di questo linguaggio, che è Python, si parla in inglese, quindi si definisce una if, quindi si dice if, e poi si mette la condizione, e poi con due punti si mette cosa succede alla riga successiva se la condizione è vera. Ora, una cosa importante del Python, che vi dico brevemente, è che ogni volta che voi andate a destra, vedete che qui c'è qui c'è la if, quindi la condizione vera viene messa nella riga successiva, ma viene messa più a destra, vedete, viene messa un po' per far vedere qual è la cosa che succede quando la condizione è vera. Questa mettere a destra si può fare o con i tab, oppure con gli spazi. L'importante è che se usate un tab, usiate sempre tab. E se usate spazi, usiate sempre solo spazi, perché se miscelate gli spazi di tab in Python, dà degli errori. Questo è uno degli errori più tipici che succedono quando uno non sa programmare in Python, no? Ed è solo una cosa legata all'uso degli spazi. Ma questo magari ve lo fa vedere meglio. Emanuele. L'altra cosa che volevo solo spiegare è il func. Vedete func? Il func è semplicemente una scorciatoia per dire se voi potete scrivere dentro, potete scrivere questa cosa qua con tutte le istruzioni una dietro l'altra. A volte queste istruzioni possono diventare lunghissime. Allora, alcuni pezzi di queste istruzioni possono essere raccolte e messe dentro un modulo a parte che si chiama func, funzione, un termine matematico, e serve semplicemente per rendere il programma più facile da capire. Quindi, questa func process o physics process, come vi farà vedere adesso Emanuele, è quello che viene eseguito a ogni frame del gioco. E qui il manuale spiega di fare una funzione getInput. GetInput è questa qui che fa vedere la velocità, no? E cosa fare nell'input. Quindi se si riescono a strutturare tutti i pezzi del codice in piccole funzioni, che poi vengono definite dopo nel codice, allora quello che fa un programma diventa più facile perché quello che fa viene espresso in maniera come se lo descriveste a voce umana. Ok. Basta, cioè, ci sarebbe un sacco di cose ancora da dire, il libro come vedete è lungo, ma non è mia intenzione fare un corso di scripting avanzato, ma comunque qui c'è scritto tutto. Io adesso lascerei la parola a Emanuele che prova a spiegarvi alcune cose. Aspettate che provo a mutarlo. Ammute, ok. Adesso Ok, Emanuele. tutto a posto, mi sentite? Sì, ti Ok, sento. perfetto. Allora, praticamente quello che faremo adesso sarà provare ad applicare quello che ha spiegato Sala adesso, praticamente provando a ricreare il progetto che ho caricato su Google Classroom, tipo 2 ore fa, e praticamente proveremo a ricrearlo passo a passo tutti insieme. E
e così vedete, provando anche voi con mani, a cimentarvi con magari lo scripting, le animazioni e cose così. Ok, se vuoi condividere lo schermo tuo, sì, adesso arriva, Speriamo che la rete tenga lì da te. Allora, dovrebbe andare? Sì, vedete tutti. Io intanto cerco di mettermi la chat in un posto visibile, che così riesco a leggere. Ok, allora, non so se tutti avete il file che ho caricato, perché comunque non c'è da molto. E in ogni caso dovrebbe essere su Google Classroom ed è questo. Praticamente qui contiene un progetto che ho creato prima e andandolo ad aprire, quello che dovrebbe venire fuori è praticamente questo gioco, che appunto è come una versione ridotta dell'Happy Days. E noi praticamente adesso proveremo a ricreare passo a passo i movimenti del giocatore, le animazioni e poi, se c'è tempo, magari le piattaforme, fino ad arrivare a vedere tutto quello che riusciamo a fare in pratica. Quindi io adesso partirò da zero, magari anche facendo un nuovo progetto, e così vediamo ogni singola cosa passo passo. Allora, qui intanto creiamo una nuova cartella. Così se volete seguirmi potete seguirmi passo passo, oppure potete vedere direttamente dal progetto che ho fatto e provare a capire da lì, orientarvi. E vabbè, adesso vediamo. Allora, qui creiamo un nuovo progetto. Non so se vi ricordate come si importa il progetto nel caso voleste farlo, cioè l'ha fatto vedere prima, ma per importare il progetto praticamente si apre Godot, si va qui. Si va in importa progetto, si seleziona praticamente il percorso e, che è adesso lasciamo stare le varie cose che ci sono qui, che può essere ad esempio il laboratorio, e poi si apre il project.godot, che sarebbe il progetto da importare. Ora io ne creo uno nuovo, quindi creiamo qui il nuovo progetto e ok, adesso ci siamo. La prima cosa che dobbiamo creare è la nostra scena, quindi adesso abbiamo aperto una nuova scena in 3D e la prima cosa da fare è creare una nuova scena che di default ha un nodo 2D, che praticamente sarebbe il nodo principale che gestisce tutta la scena. Ora, noi, volendo fare una scena di tipo un giocatore, quindi un oggetto che riesce a muoversi, a noi occorrerà un nodo di tipo, qui possiamo fare cliccando col tasto destro sul nodo, c'è cambia tipo, e a noi serve il Kinematic Body 2D, che è praticamente un tipo di oggetto che riesce a muoversi autonomamente e poi anche a interagire con gli altri oggetti. Ora, per definire il giocatore, a noi serve un'immagine che si può ottenere attraverso la sprite, che noi però, volendo creare un oggetto, un personaggio animato, andremo a selezionare l'animated sprite, che permette di creare sequenze di pixel. E così, qui abbiamo la sprite che ci definisce l'immagine. L'altra cosa importante è appunto la collision shape che nominava prima. Ok, se intanto non avete finito di scaricare i materiali, ditemelo che mi fermo. Perfetto. Sal, magari smutali, così se vogliono fermarmi lo fanno subito e siamo a posto. Sal? Come faccio di fare, mamma? Ok, perfetto. Mamma, ma che cosa ti stai dimmi come si fa? Allora, quando ci siete tutti, ditemi se avete problemi, chiedete pure che tanto abbiamo tempo. Io sto andando veloce perché non so spiegare, ma va bene così.
Dicevo, li ho mutati tutti perché se qualcuno ha bisogno scrive in chat, perché altrimenti okay. diventa troppo complicato. Allora provo a rallentare. No, sono praticamente una parte degli stessi di Sal, quindi... grazie, grazie. Allora, dopo chiedo il Kinematic ho messo l'Animated Sprite come un nodo figlio del Kinematic Body. Per adesso solo questo. Allora, quando ci siete tutti fatemi un segno, se avete problemi sempre ditemelo. Io provo ad aiutare. Ok. Allora, io riprendo nel caso mi interrompete quando volete, nessun problema. Comunque, stavo dicendo che per definire il Kinematic Body, quindi il nostro personaggio, a noi serve un'animazione che... Sì, esatto, abbiamo fatto esattamente quello. E, praticamente, per definire il nostro player ci serve una forma che è data dall'Animated Sprite, quindi sarà una forma animata. E come altro nodo che ci serve all'inizio è la forma di collisione, di cui parlava prima Sal. Quindi andiamo ad aggiungere la collision shape. Ora, qui vediamo che dà errori, perché ci dice, Godot ci dice che non abbiamo ancora inserito la forma e l'immagine. Quindi la prima cosa da fare è quella. Per fare questo bisogna andare, per esempio, nell'Animated Sprite e dirgli di creare una nuova animazione. L'animazione di default è vuota, che praticamente sarebbe questa, e noi non dobbiamo crearcene una nuova con le immagini che ci sono. Però adesso io ho fatto qualche errore, perché creando un nuovo progetto non ho i file che mi servono, quindi adesso vado a prenderli. Allora. Ok, perfetto, ora arrivano tutti i file del nostro progetto, adesso li sta rimportando. Ok, adesso che noi abbiamo i nostri file possiamo andare a creare l'animazione. Per l'animazione bisogna andare qui e selezionare l'editor. Cliccando sul Sprite Frames si apre questa finestrella che permette di aprire l'editor, e l'editor è praticamente dove noi andiamo a creare la nostra animazione. Per creare le animazioni bisogna prima premere questo tasto, che non so se vedete, praticamente serve a creare la nuova animazione a cui noi possiamo dare un nome. Per le animazioni di solito si danno nomi minuscoli, quindi ad esempio noi mettiamo la funzione fermo, cioè l'animazione fermo, e andiamo a prendere i nostri frame, che sono praticamente che sono i frame del coniglietto. Ora, quando noi andiamo a creare l'animazione, sappiamo che questa ha una velocità. Praticamente sono i frame che vengono riprodotti ogni secondo. Quindi è anche la velocità con cui verrà riprodotta la nostra animazione. Ora, per l'animazione fermo, noi prendiamo il coniglio quando è fermo e poi magari quando è in piedi. Quindi questa qui è la nostra animazione già creata. I file li ho importati praticamente nel file che vi ho dato da scaricare, sono già tutti dentro il progetto, quindi quando aprite il progetto ci sono già. Ma per importare nuovi file, praticamente nella cartella in cui voi avete salvato il vostro progetto, per esempio io l'ho salvato in questo qua, nuova, basta importare, quindi fare copia e incolla delle cartelle e dei file che vi servono. Quindi io ho preso dal file di Hoppy Days
tipo gli sfondi, i giocatori, gli oggetti, le scene, i suoni. Esatto. Sì, per importare qualsiasi tipo di file basta fare così e metterlo dentro la cartella in cui è salvato il progetto di gioco. Ok. Ora noi abbiamo creato la nostra animazione, comunque. Ora noi gli impostiamo l'animazione una volta che è salvata. Sì. Allora, noi abbiamo adesso io ho salvato praticamente la scena. E, allora. Questa la eliminiamo e qui abbiamo la nostra animazione. Ora noi selezionando da qui l'animazione corrente, per salvare la scena ho fatto Ctrl S che permette di salvarlo in modo istantaneo. Poi se è la prima volta che salvate la scena, lui vi fa scegliere il percorso dove salvarla. Quindi scegliete magari la cartella. Io ho creato una cartella scene dove le salverò tutte le scene. E poi le potremo andare a recuperare lì, ma poi voi potete farlo in qualsiasi posto che volete, e praticamente così salva la scena. Ok, adesso noi abbiamo creato la nostra prima animazione. Per selezionarla e farla vedere sullo schermo, bisogna andare qui, nelle impostazioni dell'Animated Sprite, e selezionare l'animazione che vogliamo. Ora qui ce n'è una sola, ma se io per esempio vado a crearne un'altra, tipo corsa, in cui metto il coniglio che cammina e salvo. Ora qui dovrebbero teoricamente comparire tutte le animazioni. Quindi default, che è quella vuota, corsa e poi fermo. Ora, noi per vedere le animazioni che si muovono, qui abbiamo l'opzione di farla andare. Quindi, premendo questa spunta, noi vediamo il coniglio che si muove. E qui abbiamo anche l'animazione corsa. Quindi, ora abbiamo creato le nostre prime animazioni e, siccome mi dà fastidio, la lascerò spenta. Ok. Poi la seconda cosa che dobbiamo fare, adesso mi serve l'altro tipo di animazione, perché dobbiamo andare a definire le collisioni del coniglio. Quindi andiamo in collision shape e nelle proprietà dell'oggetto, quindi del nodo, andiamo a definire la nuova forma. Qui ci sono tantissimi tipi di forme tra cui scegliere e noi andiamo a prendere una capsula perché è quella che magari si avvicina di più. Ora, la capsula è stata messa qua in centro e si può allargare e espandere a piacere usando i tasti rossi sullo schermo. Ora, quello che noi vogliamo fare è cercare non di avere una figura che rappresenta perfettamente il coniglio, ma di fare in modo che almeno i piedi siano allo stesso livello, in modo da creare un'animazione che sembra, cioè che dà l'effetto di essere realistica. Ora, noi così abbiamo creato l'oggetto e il coniglio, che però adesso è un oggetto inanimato che ha solo un'animazione, ma cioè non si può muovere, non possiamo interagirci direttamente. Quindi per fare questo a noi serve uno script. Ora, creando lo script, lo andrà a salvare anche questo in un file a caso che potete scegliere voi, e qui abbiamo il nostro script. Ora, per far muovere il player noi utilizzeremo la funzione di cui parlava prima Sal, che è physics process, questa funzione. Praticamente questa funzione prende il vettore velocità, cioè no, questa funzione applica le funzioni che sono all'interno, quindi tutti i comandi che noi gli mettiamo, in funzione del tempo. Il delta praticamente rappresenta l'intervallo tra un frame e l'altro, e tutte le funzioni all'interno del physics process vengono
eseguite una volta per frame, praticamente. Quindi questa qui è la funzione che chiama tutte le altre funzioni, tipo il movimento, il salto che noi andiamo a utilizzare. Ora, per definire il movimento, noi vogliamo iniziare magari definendo una velocità. Quindi mettiamo una costante velocità. Sì, metto speed perché poi velocità lo uso per il vettore. E gli diamo un valore simbolico che poi si andrà a modificare. Adesso gli metto 500. Poi, già che ci sono, ne creo anche una per il salto. E una per la forza di gravità, magari. Che sono tutte cose che andremo a utilizzare dopo. Ora, noi dobbiamo creare delle funzioni, appunto, che agiscano sugli oggetti e facciano muovere il nostro giocatore. Quindi, per definire una funzione da zero, noi scriviamo function, abbreviato così, e diamo un nome, che può essere una funzione completamente a caso mai vista, quale può essere corsa. Ora, noi facendo così, daremo alla funzione corsa delle istruzioni, che ad esempio if, quindi se l'input che noi gli diamo è un'azione, quindi attraverso questo comando if input noi diamo se c'è questo tipo di input, e poi qua possiamo scegliere la tipologia, quindi un tasto semplicemente premuto, rilasciato, tenuto premuto, e ci sono vari tipi. Adesso noi per la corsa vogliamo che il nostro tasto sia premuto costantemente, quindi selezioniamo isActionPressed. Ora qui dobbiamo definirgli il tipo di azione che vogliamo che faccia scaturire l'evento, quindi praticamente a questi UI, up, down, corrispondono dei comandi che sono selezionabili nel progetto, nella mappa input. Praticamente a UI accept corrispondono per esempio i tasti enter, kp enter, space, e noi andremo ad usare UI up, UI down, UI right e UI left, a cui aggiungeremo i tasti. Per aggiungere i tasti si va alla destra della cosa a cui vogliamo aggiungere e premiamo il tasto più. Qui possiamo decidere se aggiungere un tasto, un pulsante del mouse, un asse. E adesso aggiungiamo un tasto. Per andare a sinistra useremo la A, come si usa in tutti i giochi normalmente. Per la destra useremo la D. Per il su useremo W. E così noi abbiamo creato la nostra mappa di movimento. Ora, noi mettendo UI left, noi iniziamo da right, possiamo fare sì che la nostra velocità si modifichi, cioè noi modifichiamo il nostro vettore velocità verso destra. Per modificare il vettore velocità, però, noi dobbiamo prima definirlo. Quindi definiamo il vettore velocità come un vettore 2. Quindi la nostra velocità sarà un vettore in due dimensioni, che sono appunto la x e la y. Noi per modificare questo vettore dobbiamo mettere che la velocità sull'asse, la coordinata di questo vettore dell'asse x sarà uguale alla velocità di movimento. Quindi per farlo muovere verso destra metteremo un più e poi prendiamo la nostra costante di movimento che è speed. Fino a qui ci siete tutti? Mi state seguendo? Ok. Se avete dubbi, qualcosa, chiedete. Cioè, piuttosto interrompetemi subito dopo che non avete capito la cosa, così ve la rispiego subito e non vi perdete poi dopo, cose così. Quindi vedo un po' di più o meno qual è il problema.
No, vabbè, a parte gli scherzi, se avete qualsiasi domanda, dubbio. Ok, perfetto. Ora noi andremo a definire questi input per tutte i tasti che vogliamo utilizzare. Quindi adesso lo facciamo per il tasto sinistro, che si può fare anche copiando e incollando lo stesso comando, che è più veloce, direi, e modificando solo la scritta da right a left. Definiamo la stessa velocità, però di segno negativo, quindi andrà dalla parte opposta. Ora salviamo il file e proviamo a vedere se funziona. Allora, sì. Ok. Grazie. Ah sì. Ora non ha funzionato perché noi non abbiamo ancora messo una funzione che chiami questi vettori e queste velocità per applicarli nel gioco. La funzione che utilizziamo per il kinematic body è la funzione move and slide. La funzione move and slide praticamente prende il vettore velocità e lo applica al nostro oggetto a cui è legato lo script, quindi al kinematic body e tutti i sottooggetti, tutti i nodi figli. Ok, ora dovrebbe togliere l'errore e possiamo far partire il nostro gioco. Ok, adesso non ha funzionato. Scordate, l'ho scritto, devi solo chiamarla quella funzione. Sì, esatto. E chiamiamo la funzione corsa. Così la funzione corsa viene chiamata a ogni passaggio di tempo e modifica il nostro vettore. Poi questa funzione move and slide applica il vettore che noi abbiamo definito attraverso la funzione corsa e fa muovere di conseguenza il nostro corpo. Ok. Ora dovrebbe funzionare, si spera. E qui vediamo che il nostro coniglietto si muove. Ora però è là sopra perché noi non l'abbiamo centrato nella scena, quindi noi sappiamo che nella scena questo rettangolo blu è praticamente il nostro schermo, quello che vediamo. Se noi mettiamo il coniglio in mezzo, lo vedremo al centro. Ora, se avete notato, muovendo il coniglio, quando lascio andare il tasto, come adesso non sto premendo niente, lui continua a spostarsi. Questo perché noi abbiamo definito il vettore come una velocità costante e quando noi smettiamo di premere, il vettore rimane come quella velocità. Le zampette adesso le mettiamo, è solo perché noi non abbiamo ancora detto a questa funzione, questo script, di far funzionare l'animazione. Questo lo aggiungiamo a breve. Anzi, lo facciamo subito. E praticamente, per far funzionare l'animazione, noi dobbiamo chiamare con il simbolo del dollaro, che è praticamente un'abbreviazione per arriva a questo nodo dove siamo adesso. E poi è come un percorso file, proprio per trovare un file, la stessa cosa. E poi qui andiamo a mettere Animated Sprite. L'Animated Sprite è il nostro nodo che gestisce le animazioni. Quindi nello script noi dobbiamo selezionare questo nodo e far sì che lui riproduca la nostra animazione. Quindi questo si fa mettendo punto, play, e poi il nome dell'animazione che vogliamo tra virgolette. Ora, la nostra animazione si chiamava corsa e salvando e facendo partire, facendo partire, quando noi andiamo verso destra, lui corre. Ora, questa cosa non l'ho fatta subito perché sarebbe meglio separarla dalle azioni che fanno sì che si muova.
Ok, ciao. Allora, i motivi per cui possa stare fermo è perché o non hai ancora definito l'animazione, oppure hai sbagliato il nome, oppure c'è qualche errore di scrittura. Quindi, fermo di animazione. Ok, comunque, adesso lasciamo questa animazione e lo facciamo pure per l'asse delle Y. Adesso questa è una versione abbastanza rozza, quindi per farlo muovere noi dovremo anche definire il verso dell'animazione. Come accennava Sal prima, le animazioni si possono invertire e il comando per cui questo si può fare è praticamente il comando flip H, che vuol dire praticamente specchia l'animazione rispetto all'asse delle Y. Se questo comando è spento, quindi false, la nostra animazione non verrà specchiata. Se invece è true, l'animazione verrà specchiata. Quindi noi, se vogliamo mandare un'animazione uguale da una parte o dall'altra, basta fare questo comando e mettere true quando vogliamo invertirlo. Ora, io ho messo due volte questo comando perché nel momento in cui noi avessimo premuto verso sinistra e lui ha cambiato il parametro di specchiamento da falso a vero, la nostra animazione sarebbe rimasta specchiata anche se noi avessimo ripremuto R. Quindi ci serve una funzione che vada a rimodificare ogni volta questo parametro prima che noi ci muoviamo. Quindi ora proviamo a giocare e vediamo che a destra e a sinistra inverte l'animazione. Ok, vi copio nella chat lo script intanto. Ve lo metto tutto o solo una parte? Tutto. Ora, per le indentature, visto che non si riescono a copiare, premete tab all'inizio della riga. Ogni sottoclasse deve essere indentata di almeno un posto, quindi rispetto alla funzione gli if, gli else e le condizioni devono essere indentati di uno e poi gli effetti ancora di un'altra indentatura, come vedete sul mio schermo. Ok, ora noi abbiamo creato la funzione corsa. Sì, lo copio su Craft, non ho Craft aperto, quindi non riesco e mi dispiace. Lo può fare Sal, però, visto che lui dovrebbe avercelo più o meno simile. Ok. Ora, definiamo anche una funzione per il salto, quindi jump, in cui andremo a mettere l'input per l'asse delle Y. Ora, mi sono ricordato che però non abbiamo ancora risolto il problema che il nostro personaggio. Sì. Non abbiamo ancora risolto il problema che il nostro. Oh. Ok. Che il nostro personaggio non smette di correre. Quindi, per fare questo, occorre che ci sia una funzione nella corsa che gli dica che in tutti i momenti in cui la velocità, non stiamo premendo azioni che facciano muovere il nostro personaggio, rimetta la velocità a zero. Quindi questa condizione è l'else, che praticamente. Sì, ok. Come dice Sal, potete copiarlo dal progetto mio, che però non è proprio uguale, ma è simile. Comunque. Stavo dicendo che la condizione che comprende tutte le condizioni che non abbiamo definito con gli if e l'if, che sono praticamente se e se non facciamo qualcos'altro, l'else rappresenta tutte le altre possibilità del gioco. Quindi in tutti gli altri casi noi vogliamo che la velocità dell'asse y sia 0.
Quindi andiamo a mettere che la velocità dell'asse y uguale dell'asse x è uguale a 0. Ok. Ora il nostro personaggio dovrebbe fermarsi appena noi smettiamo di premere, come vedete. Ora, l'animazione che gli rimane perché questa funzione non gli fa ritornare un'animazione di partenza. Quindi, prendendo sempre questo, andiamo qui e gli mettiamo l'animazione fermo. Mi pare si fosse ferma l'animazione. Sì, fermo. Ok. E ora dovrebbe fermarsi ogni volta che smettiamo di muoverci, torna all'animazione di partenza. Allora, praticamente if equivale a dire se. Se e l'if è praticamente una cosa che serve per definire l'else. Se abbiamo più di due condizioni iniziali, noi usiamo if e l'if e poi else. If è la prima condizione, quindi si mette sempre quello. Se altrimenti, esatto. E vuol dire se non succede questa prima funzione, altrimenti fai questi comandi, vorrebbe dire. Poi else vuol dire in tutti gli altri casi fai questo. Più o meno è chiaro? Ok, perfetto. Allora, noi adesso andiamo a definire anche la funzione per il salto, quindi possiamo eliminare questo pass. If allora, per il salto io ho messo isActionJustPressed perché voglio che la nostra funzione del salto si attivi solamente quando noi premiamo il tasto e non possa magari tenerla premuto. LSL. Ok. Non so cosa sia LSL, ma va bene. Comunque. Quindi noi non vogliamo poter svolazzare in giro, ma vogliamo che il nostro salto si attivi solo quando noi premiamo. Quindi, we up, e mettiamo che la velocità del vettore y è uguale, adesso se vi ricordate i vettori di prima, la y era invertita, quindi noi abbiamo bisogno che la velocità sia meno salto, mi sembra. Sì, salto. Quindi. E adesso dovrebbe andare. Poi gli mettiamo anche l'animazione. Ora, voi non vedete che sta andando verso l'alto perché non ci sono punti di riferimento, quindi è un po'... Ah no. Adesso non sta andando verso l'alto perché io non ho chiamato la funzione jump. Ok, perfetto. Grazie, Sal. E ora si muove verso l'alto e va verso l'infinito e oltre. Per far sì che non vada verso l'infinito e oltre, adesso creiamo anche la funzione gravità, che praticamente fa sì che il vettore velocità sia sempre con un'accelerazione negativa. Quindi ora serve prima mettere un'altra condizione, teoricamente. Questa condizione che metto è che il nostro coniglio sia su un pavimento. Questa funzione non è ancora definita perché questa qui è una funzione praticamente è una sottofunzione di move and slide. Move and slide, per definire queste funzioni, ha bisogno di un vettore che gli definisca una direzione che rappresenta l'alto e il basso. Per fare questo, quindi, creiamo una nuova costante, che è up, e questo sarà un vettore 2, in cui le coordinate sono fisse e se valgono sempre 0 e meno 1. Quindi è un vettore che rappresenta la direzione in alto.
Ora, per definirgli questo, per mettere questo vettore dentro move and slide, occorre scriverlo dopo una virgola. Quindi adesso il nostro vettore è implementato e quindi di conseguenza Godot sa cos'è un pavimento e sa cos'è un soffitto, che poi verrà introdotto dalle forme di collisione. Quindi se il nostro coniglio è su un pavimento, noi vogliamo che la velocità delle y non subisca variazioni, quindi deve essere uguale a 0. Ora, allora, la costante up è praticamente un vettore che ci definisce una direzione. La nostra direzione serve a definire quindi praticamente l'asse verso l'alto. Questo asse ci serve perché nella funzione move and slide l'app serve a definire le sottofunzioni, che sono praticamente isonfloor e isonceiling, che servono a dirci quando un oggetto sta toccando per esempio il pavimento o il soffitto, che poi saranno gli altri oggetti di collisione che andremo ad aggiungere dopo. Quindi, se avete capito cos'è l'app, ditemelo, così al massimo lo rispiego ancora. Allora, quindi dicevamo che se il nostro corpo è su un pavimento, no, praticamente non è un salto, perché questo serve solo a definire una direzione. Proprio è la funzione che richiede di avere una direzione in base alla quale stabilire un alto e un basso. Il salto invece si fa attraverso questa funzione jump, che praticamente ti aumenta la velocità verticale quando premi il tasto W, per esempio. L'app serve appunto solo per definire la direzione, che è una cosa essenziale in move and slide. Esatto, è solo dichiarativo. Quindi se il nostro oggetto sta toccando un pavimento o un soffitto, non vogliamo che abbia accelerazione. Quindi ho messo che la velocità delle y è più uguale a 0, che vuol dire che la sua accelerazione è 0. Se io avessi messo solo lo 0 senza il più davanti, vuol dire che la velocità in qualsiasi momento era ferma a 0 e non poteva muoversi. Ora mettiamo la seconda condizione, che è poi quella di gravità che ci interessa. In tutti gli altri casi, quindi se non sta toccando un pavimento o un soffitto, grazie Sal, perfetto. Quindi stavano dicendo che se il nostro oggetto non sta toccando un pavimento, perché adesso ho messo solo un pavimento, poi ci sarà anche il soffitto, a noi occorre che abbia un'accelerazione di gravità. Quindi allora, noi avevamo chiamato la costante di gravità questa, e praticamente definiamo che la velocità sull'asse y, sì, vabbè, l'avevo già scritto sotto, ma non serve più, è più uguale a gravità. Gravità. Ok, perfetto. Ora, facendo partire, sì, giusto, devo sempre chiamare la funzione. Ecco, questa qui è una cosa importante che bisogna ricordarsi di fare, io non me lo ricordo mai perché non ci sono ancora troppo abituato, e comunque chiamare le funzioni all'interno della funzione che le deve appunto richiamare. Quindi noi vogliamo che queste funzioni siano eseguite ogni frame, quindi bisogna metterle dentro Physics Process, che si attiva ogni volta che lo schermo si aggiorna. Invece ci sarebbe un'altra funzione generale, che sarebbe function ready, che praticamente serve a definire i parametri iniziali della nostra scena e del nostro gioco comunque. Quindi prima che noi iniziamo, praticamente questo è quello che si attiva se noi vogliamo fare delle modifiche proprio all'inizio, quando stiamo lanciando la scena. Però adesso non ci serve quello. Okay, tutto torna a posto.
E lanciando questo, vediamo che il nostro coniglio va giù. E non torna più. Ora. Ora, la nostra velocità non riesce a tornare su perché comunque la nostra azione del salto, che dovrebbe controbilanciare quello, si può attivare solo quando si preme salto. Ma comunque è un'azione che modifica per un solo frame il vettore, quindi per tutti i frame successivi la velocità continuerà a diminuire, ad andare verso il basso. Invece noi avessimo voluto mettere un incremento progressivo, avremmo dovuto mettere il meno prima dell'uguale. Così, noi, premendo verso l'alto, se il nostro valore è abbastanza grande, sì, dovrebbe funzionare, dovrebbe riuscire a controbilanciare. Però, essendo just pressed, si attiva solo una volta, quindi non funziona. Sì, eh? Allora, questa parte la rispiego, mi sa. Direi fai che metterci il pavimento così almeno. Ok, perfetto. Così, così, perché secondo me andava troppo veloce quindi, e lui a cadere. Quindi. No, 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 perché avendo messo che l'azione si attiva solo quando è premuta una volta, il nostro salto funziona per un frame solo. Sì, sì, solo che qui da zoom non si vedeva nemmeno, nel senso che scappava. Ah, perfetto. Quindi tu forse l'hai visto, ma loro non l'hanno visto. Ok, perfetto. Comunque il coniglio cadeva in basso. Ok, allora andiamo ad aggiungere un nuovo oggetto che sarà un nodo 2D, non come figlio di questo, magari. Ecco. Adesso apriamo un'altra scena e creiamo gli oggetti. I nostri oggetti dell'ambiente. Per fare questo ci serve una nuova scena in cui si creano degli static body. Gli static body sono oggetti che stanno sempre fermi e ok, qui non era necessario, ma lasciamo così che è meglio. Gli static body sono appunto degli oggetti che sono sempre fermi e non si muovono. Ora, per definire questo oggetto prendiamo una sprite che è un'immagine, in questo caso non è animata perché noi non abbiamo le animazioni per le piattaforme, ma comunque su questa sprite andremo a caricare l'immagine che vogliamo. Quindi, per esempio, prendiamo questa. Questo è il ground grass. E andiamo a centrarlo. Ora, anche a questo servirà una collision shape e andiamo ad aggiungerla subito. Quindi ora, per decidere se vogliamo essere più precisi o meno, ci sono le collision shape che sono già precreate, per esempio la sfera, l'ellisse e cose così. Invece, se vogliamo crearci la forma da noi, quindi per essere più precisi magari sono forme irregolari, possiamo usare collision polygon. Questo poligono permette di creare, premendo sui vari punti, la collisione da zero. Quindi, facendo così, selezionando i punti di contorno e chiudendo molto bene il cerchio, noi abbiamo un poligono di collisione. Questo oggetto adesso è praticamente un oggetto che può interagire con tutti gli altri oggetti del mondo, quindi col nostro personaggio. Ora, salvando la scena, ok, salvata la scena, noi andiamo a crearci un esempio di livello. Per avere un livello ci serve prima un nodo che faccia da referente generale, sotto al quale possiamo importare altre piattaforme, cioè le altre scene. Ora, io ho importato il giocatore, quindi il nostro player, e adesso vado a importare anche la nostra piattaforma.
Ora noi abbiamo questa piattaforma e il nostro giocatore. Se noi facciamo partire questa scena, che sarebbe il nostro livello 1, magari. 1. Salvandola. Ok. Salvando questa scena. Lo facciamo partire e vediamo che il nostro coniglio sta interagendo con l'oggetto e può saltare. Ora, io posso farlo saltare più volte perché non ho imposto... Ok, il tasto per l'impostazione, andate sul nodo, tasto destro e il secondo tasto dall'alto. Dicevo, si può anche cliccare la catena che c'è vicino al più, in alto. Vedi che c'è lo stesso simbolo. Il Dante in alto, su, dove c'è... Okay. Qui, qui. Sì. Anche da qui. Ok, perfetto. Ora, dicevo che facendo partire il nostro, la nostra scena, noi possiamo saltare praticamente all'infinito. Questo perché nello script, quando abbiamo definito il jump, abbiamo detto che si può attivare solo quando la nostra azione viene premuta. Per far sì che non possiamo premerla sempre, ma solo quando stiamo toccando un pavimento, bisogna aggiungere la condizione che il nostro oggetto sia sul pavimento. Quindi, is on floor. Ora, se noi salviamo e andiamo a rivederci la scena, vedete che non posso saltare. Io sto spammando il tasto, ma non posso saltare più in alto. Quindi, così il nostro coniglio è già in grado di muoversi e andare su altre piattaforme. Ora, teoricamente le cose che abbiamo fatto oggi sarebbero già finite, però volendo posso farvi anche una dimostrazione. Ora, se vedete, una cosa interessante è che il nostro coniglio si sta spostando lateralmente poco alla volta da solo. Allora, il coniglio si sta muovendo perché la funzione move and slide. Praticamente, se il piano non è perfettamente perpendicolare alla direzione in cui sta andando il nostro coniglio, continuerà a scorrerci sopra. Quindi il nostro coniglio si muoverà sempre verso destra, perché in questo caso non è perfettamente parallelo all'asse delle X. Ok, grazie. In due parole. Quale passaggio ti sei perso, Giorgio? Quello del ok, praticamente ho modificato lo script in modo che la nostra funzione del salto non si attivi sempre quando noi premiamo il tasto W per saltare, ma solo quando premiamo il tasto e siamo sul pavimento. Quindi la condizione is on floor è true praticamente. Che è la funzione che abbiamo definito prima attraverso il vettore up seguente a move and slide. Capito? Ok. Esatto. Is on floor e is on ceiling sono due funzioni che derivano appunto da quello. Ora, noi. Io, nell'esempio che avevo fatto oggi, ho poi anche creato un altro tipo di oggetto che è la moneta. Questa moneta è sempre un oggetto animato che però adesso noi facciamo così. E la cosa particolare delle monete, sì, adesso lo mando lo script in chat, e comunque è che se noi raccogliamo la moneta, questa sparisce. E poi, se avete sentito, ha fatto anche un suono. Questi qui sono già concetti più avanzati, ma allora lo script arriva, ve lo mando subito. Ctrl C, Ctrl V. Eccolo qua. Ok. E stavamo dicendo della moneta. Ora, la moneta, vi apro la scena in cui l'ho creata, è praticamente una sprite, quindi non ha praticamente non è praticamente un corpo, ma è solo un'immagine. A questa immagine è associata un'area,
2D, che è praticamente un oggetto per voi nuovo che è in grado di capire quando un oggetto entra dentro a quest'area e può mandare delle informazioni ad altri nodi. Poi questo lo spiegherà Sal nelle prossime lezioni, credo. E comunque, quando noi facciamo entrare il nostro giocatore dentro l'area che è delimitata dalla collision shape che definisce questa moneta, praticamente viene mandato un segnale che praticamente si può vedere qua, sulla destra, non so se vedete quello col tasto verde. Quindi quando un corpo entra nell'area viene mandato un segnale che può venire captato da tutti gli altri oggetti della scena e comunque... siamo quasi fuori tempo. Comunque può essere captato e può essere usato come input per far partire delle funzioni. In questo caso la funzione che noi abbiamo associato alla moneta è abbastanza semplice e quindi quando il nostro corpo entra, la moneta riproduce un'animazione e riproduce anche un suono. Quando l'animazione finisce, praticamente viene chiamata la funzione DAI, che praticamente, scusate se dico praticamente sempre, non so neanche perché, ma fa sparire la nostra moneta. Quando viene attivata la funzione DAI, la moneta sparisce. Ora, questi sono tutti i concetti nuovi che verranno spiegati più avanti, quindi si introduce l'animation player che crea funzioni e riesce ad eseguirle sulla base di eventi che accadono, oppure anche l'audio stream player che riproduce suoni sempre in certe condizioni. E questo qui praticamente arriva a permetterci di avere la nostra moneta, che se vedete quando viene presa adesso avrà un'animazione che la ingrandisce, poi la fa rimpicciolire e poi viene eliminata. Basta entrare con la nostra forma, quindi la collision shape del nostro personaggio, dentro la collision shape dell'area 2D. Se vedete, qui in mezzo allo schermo ho messo la moneta e poi gli ho messo una collision shape che definisce i bordi dell'area. Quando questa collision shape entra in contatto con un'altra, che in questo caso è quella del nostro giocatore, viene mandato un segnale che dice alla moneta di venire eliminata. Per adesso, se volete, vi mando anche lo script della moneta, ma forse è meglio farlo fare a Sal poi la prossima lezione. Non so, ditemi voi se lo volete, perché comunque dovrei mandarvi... Comunque ce l'avete tutto nel file che ho caricato prima. Ok. Ok, dovrebbe essere questo. Sì, ora... volevo dire, visto che siamo comunque alle 11, allora non è che esploreremo tutte queste cosine per filo per segno, perché sennò... Sì, comunque se vi interessa al massimo ve le spiego la prossima volta. Sì. Cioè, però l'idea di che al solo contatto insomma si prendano degli oggetti è una cosa importante, perché già solo su questa base si possono fare dei primi giochi, no? Cioè, quindi dei giochetti per cui man mano, ad esempio, una cosa che mi veniva in mente era fare dei quiz visivi, no? In cui c'è una domanda che compare e poi a seconda della risposta bisogna andare verso un oggetto che è la risposta. Quindi credo che sia una cosa che poi faremo e approfondiremo meglio, no? Per fare dei quiz visuali o cose del genere. Cosa dire? Allora, voi sapete che avevo messo compito per la fine della settimana prossima, non necessariamente questo una cosa così, perché è già molto sofisticata. Tra l'altro sì, ringraziamo un sacco Emanuele, che tra l'altro effettivamente si è studiato queste cose. Quanto sei studiato su questo giochino fino ad ora?
Per riscriverlo da zero ci ho messo un paio di ore, perché comunque avevo già più o meno idea di cosa fare e tutto quanto. Quindi mi sono messo lì ieri, mi sono studiato un attimo le cose che non sapevo e l'ho creato da zero. Invece per imparare prima le basi di scripting ci avevo messo una settimana o due, comunque non molto, cioè è abbastanza facile. Steam. Ed è sicuramente più interessante che studiare l'esame, vero? L'esame li ho già dati, grazie. Adesso i prossimi sono a marzo, quindi sono libero. Vabbè, comunque sono cose belle. Allora, okay. Niente, non so se avete... È libero, no, però ho detto che gli piace questa cosa, quindi probabilmente non la settimana prossima, ma per la settimana dopo ancora gli faremo fare qualcosa in 3D. Okay. Questo è il gioco. Avete visto il reset della scena? Che, vabbè, è un'altra cosa. Qui c'era tra l'altro il cambio di scena. Ecco, tra l'altro lo puoi far vedere il cambio di scena che me l'aveva chiesto. Il cambio di scena mi pare fosse Gianfranco. Qui. Praticamente ho definito una funzione che ti mando. E praticamente in questa funzione ho solo detto che se la posizione del nostro giocatore scende sotto un certo limite, allora viene chiamato tramite questo comando la scena, che viene ricaricata da zero. Sì. E questo si può fare anche su collisione. Se uno collide con un determinato oggetto si può cambiare scena. Esatto. Che è quello per cambiare livello o per fare altre cose. Non so se avete delle domandine veloci adesso, siamo già alle 11, non volevo... Io adesso tolgo la condivisione, tanto sì. È finito. Ma abbiamo finito, quello che è stato fatto se... Sì, comunque il video speranzosamente sarà disponibile, quindi potrete vederlo. La parte più importante è sempre la parte di movimento. Grazie. Spero di non essere troppo veloce, noioso, robe varie. Vabbè, il tempo è... Il tempo è quello che è. Sapete che non possiamo fare... Cioè, se dovessimo fare proprio un corso completo di coding, ci impiegheremmo dei mesi. No, voi per il compito è sufficiente che facciate una collisione anche elementare di questo coniglietto o di quello che volete voi, insomma potete prendervi uno sprite a piacimento, gli fate la cosa di collisione, gli mettete una piattaforma, due o tre piattaforme, lo fate saltare un po' in giro. Poi se proprio volete anche fare la monetina da prendere, animata, avete visto? Sì, se fosse animata sarebbe meglio, diciamo che dà un punteggio maggiore. Dovete riuscire a fare qualcosa di simile a quello che vi ho fatto vedere adesso, praticamente. Ma rifare il gioco vuol dire solo sostituire il gioco che ha fatto lui, i vostri sprite. Cioè non è esatto. Sì, comunque potete prendere spunto anche dal file che vi ho mandato, tanto gli script sono lì, sono solo un po' diversi, ma comunque... Ah no, chi ha già fatto... Ah, no. Allora, domani, chi ha già mandato una parte... link per gli sprite. C'era Emanuele che diceva che aveva un po' di... Allora... Utile. Vuoi fare condividere o chattare? Questo li mando su Google Classroom domani. Così metterai dei link con... C'erano un po' di siti. Comunque, se si cerca tipo sprite player download... o simili. Sprite, sì. Player, download? Sì, player, sprites, download. Cose 2D simili. Complete characters, ad esempio. Si aprono i siti che hanno degli elenchi. Proprio... Ma sono animati questi? Un po'. No, sì. Sono singoli pezzi di animazione, poi vengono animati da noi. Sì, sì, no, ma ci sono... Sì, sono animati. Questo qui. Ah, game character for Flash. With three animations. E questi sono tutti liberi. Public domain, osservate CC0, che è quello che a me piace. Manda il link. Ma ho seguito quello che hai detto tu, eh? Sì, ok, ma manda il link. Player sprite, faccio io. Collabora. Questo qui è il game character.
Questo, ma tanto li metterai poi domani ancora tu. Sì, piuttosto li metto adesso in chat al volo anche. Sì, vabbè, ma questo credo che ce ne siano migliaia di settimane, forse migliaia no, ma centinaia sicuramente sì. Cioè, sia... E sono tutti disponibili, quindi sono... c'è anche l'orsacchiotto. Insomma, con tutte le animazioni dell'orsacchiotto che salta, guarda che caro. Teddy Bear. Vabbè. Ah, è vero, non vedevate il mio schermo. Questo, ma lo vedrete poi nel video che stiamo facendo. Sentite, io allora per stasera vi... Emanuele che vuole farvi vedere. Questo qua ci sono un po' di esempi, l'orsacchiotto, qui si possono scaricare, qui ci sono tutti i frame dell'animazione. Ok, questo è quanto. Va bene, allora grazie a tutti per esserci, scrivete pure su Facebook, aspettiamo le vostre cose. Tra l'altro, solo una cosa, i compiti li correggerà anche Emanuele. Sì, vabbè. Quindi aspettatevi qualche segnalazione di Emanuele e buonanotte a tutti. Ok, buonanotte.